Buonasera e bentrovati ad una nuova edizione del Rieti Life TG, l'appuntamento quotidiano con tutte le notizie di Rieti e della provincia su rietilife.com, Facebook e Instagram. C'è un altro decesso per Covid nel Reatino. Si tratta di una donna di 53 anni considerata da ASL paziente complesso, fragile e non vaccinata. Le vittime dall'inizio della pandemia sono 345. Intanto nel Reatino, su oltre 3.000 tamponi eseguiti, nelle ultime 24 ore si registrano altri 454 casi. E al contempo ci sono 333 persone risultate guarite al tampone di controllo. Con questi numeri il territorio provinciale conta ora 6.260 positivi. Totali. Continua la crescita della curva in città. Nell'ultimo monitoraggio ASL sono stati registrati 163 casi positivi e 129 guariti, con il totale che va ora a 2.219. I ricoverati al Dell'Ellis sono 27, in lieve calo rispetto ai giorni scorsi. Il Lazio resterà in zona gialla per la prossima settimana, mentre la curva a livello nazionale, dopo 12 settimane in salita, è stabile. Domenica dalle 11 alle 20 un nuovo open day vaccinale nel centro Ex Bosi e presso l'hub della Sabina Amazon di Passo Corese. È dedicato alla fascia di età 12-17 anni con la somministrazione della dose booster di vaccino Pfizer fino ad esaurimento dosi. Per la somministrazione del vaccino non sarà necessaria la prenotazione sulla piattaforma regionale e avverrà direttamente sul posto. Tutti i giovani vaccinati riceveranno una card per assistere gratuitamente a un match casalingo dell'NPC. Chi sarà il successore di Mattarella? Da lunedì il Parlamento in seduta comune con i rappresentanti delle regioni eleggeranno il nuovo Presidente della Repubblica. I nomi in campo sono tanti. Prima chiama alle 15 di lunedì. 1.009 grandi elettori per i primi tre scrutini servono 673 voti per essere eletti. Poi basteranno solo 505 voti. Ci sono quattro grandi elettori reatini. Sono il deputato del Partito Democratico Fabio Melilli, il deputato di Fratelli d'Italia Paolo Trancassini, il deputato del Movimento 5 Stelle Gabriele Lorenzoni e quello del gruppo misto Alessandro Fusacchia. Ognuno risponderà in un modo o nell'altro agli ordini di scuderia e di partito per dare un nome al successore di uno dei presidenti della Repubblica più amati. Sarà un fine settimana sereno ma con le temperature sotto zero. A Rieti e sul Terminillo non è attesa la neve neanche in quota, ma le temperature saranno sotto lo zero sia sabato che domenica, massime non più alte di 10 gradi centigradi. I venti gelidi dalla Russia terranno bassissime le temperature con la settimana che inizierà anche con meno 7 gradi centigradi. Terminillo si deve accontentare dei fiocchi caduti giovedì, riapre però l'impianto del tappeto in attesa di turisti da fuori città. Senza il calcio, con il rinvio per Covid di Rieti Montespaccato, spazio nel weekend a basket e atletica. A Rieti il derby NPC Luis Roma, con i reatini secondi con 22 punti e i romani a 10, quintultimi del girone. Domenica si giocherà la prima giornata di ritorno anche per la Real Sebastiani, che ha 20 punti ed è impegnata a Rimini, anche questa con 20 punti. Si gioca alle 18 di domenica in entrambi i casi, NPC al Palazzo Jurner, col pubblico sulle due tribune finalmente riaperte. Con i recuperi del derby e della gara Iesi Real del 26 gennaio, le reatine potranno ambire anche a un posto in Final Eight di Coppa. Ed era questa l'ultima notizia del telegiornale di Rieti Life. L'appuntamento è lunedì, sempre alle 20.45, su rietilife.com, Facebook e Instagram. Buona serata.